Luca Pintossi, responsabile del progetto Welfare e dei rapporti sindacali per le rubinetterie bresciane, che è un'azienda che fa parte della Bonomi Group, insieme con le consociate Valpres e Valbia. L'azienda è stata fondata nel 1901 dalla famiglia Bonomi e si occupa principalmente della produzione di valvole a sfera in ottone, raccordi in acciaio in ottone in innesto rapido e accessori per il riscaldamento. È stata la prima azienda in Italia a progettare e a brevettare la valvola a sfera in due pezzi. Nel 2014 l'azienda ha spostato la propria produzione da Lumezzane a Gussago, nel nuovo polo industriale all'avanguardia tecnologica, creato e progettato in armonia con l'ambiente, che cuba 120.000 metri quadri, di cui 40.000 coperti. Al suo interno è stata realizzata una palestra, un locale mensa, un locale spogliatoio a disposizione di tutti i dipendenti. Sempre nel 2014 l'azienda, dopo anni di studio, è riuscita a introdurre un piano welfare aziendale che permette a tutti i dipendenti, attraverso un budget assegnato, di poter usufruire di benefit nell'ambito di buoni spesa, buoni benzina, rimborsi per spese mediche, rimborsi per istruzione, svago o previdenza complementare. Spinti da questa importante iniziativa e anche dall'esperienza vissuta dal nostro presidente, nel 2015 è stata creata una rete di impresa Westep che coinvolge 13 aziende del territorio e che ha finalità di implementazione e introduzione di piani welfare all'interno delle 13 aziende stesse, ma anche di diffusione di questa nuova metodologia sul territorio. Organizzare questi tipi di incontri è molto importante perché toccano delle tematiche molto sensibili e molto attuali per i dipendenti e possono creare le giuste fidelizzazioni per le aziende che adottano queste nuove metodologie.